ci ho detto, no, no, stai. Una cosa velocissima che mi sembra, non so se avete fatto caso, tutto quello che abbiamo detto oggi è molto selfish, cioè tutto molto basato su noi stessi. Quindi ovviamente stiamo parlando di cose che indossiamo, di cose wearable, tutti prolungamenti del nostro corpo. Però questo poi come si riflette nella socialità? Questo non l'abbiamo ancora esplorato ed è la cosa che come designer mi preoccupa di più. Perché in effetti abbiamo visto qual è la potenzialità di una tecnologia e quanto è in grado di cambiare i comportamenti. Allora, prima facciamo il semplice esempio di Facebook. Facebook, io fino a anni fa pensavo che quello che io faccio durante il giorno sinceramente poteva fregare a me, a mia mamma probabilmente, in casa da me, qualcuno... Esatto, se tardavo oppure... Adesso qualsiasi cosa faccia, vado a lavare il cane piuttosto che non faccio un viaggio, non faccio un weekend da qualche parte, ho sempre qualcuno che commenta. Se io avessi incontrato Silvio anni fa, la prima volta gli avessi detto, dopo un po' di presentazione, sai, ho lavato il cane, tu mi avresti mandato a spendere, o rompipalle. Allora, questo è un modo in cui si cambia. Allora io mi chiedo invece, qua, nel momento in cui, diciamo Google Glass, ma tanto per fare l'esempio del giorno, quando io posso riconoscere le persone, quando io posso filmare le persone, posso filmare la mia vita, scattare foto, parlare al vento, perché se devo dargli dei comandi vocali parlo al vento, e vivo lo spazio in una maniera diversa, perché comincio a capire che una volta, ad esempio, l'effetto Instagram, io... Non facevo 4 foto in un anno e adesso fotografo la qualunque, il tombino, questo adesso faccio una foto, gli do un filtro, ho 5 like perché qualcuno pensa che sia un'opera d'arte, che stia esprimendo qualcosa di me stesso, ma in realtà ho fotografato un tombino e quindi questo cambia il modo in cui fondamentalmente ci comportiamo. Allora io mi sto chiedendo, nel momento in cui la tecnologia cambierà ulteriormente le persone, non so qual è la direzione, ma quanto si complica il nostro lavoro? Il nostro lavoro è fondamentalmente è di due fasi. Una è capire che cosa ci circonda, le persone, i contesti, eccetera, e l'altro è disegnare, progettare qualcosa che si integri nel contesto, che renda le persone un po' più felici, che faccia fare le cose un pochino meglio. Ma quando arriva il prossimo step, in cui la gente non è connessa, è iperconnessa, fa iper cose, perché dopo mi immagino che succederà questo. Il nostro lavoro sarà gestire gli spazi che vengono creati, come adesso gestiamo le app, lo spazio all'interno di un'app, l'opportunità per un'azienda di avere un'app che fa una certa cosa, o andiamo a zappare tutti la terra perché la complessità diventerà più grande di noi. Questa è la... ti frego un po' di pessimismo, o è questo, cioè come cambia secondo voi il modo in cui ci rapportiamo con l'ambiente, semplicemente con l'ambiente urbano? Sarà meglio, sarà peggio? Ma noi, per dire, abbiamo fatto fermo sì. Una nostra collega aveva fatto una piccola conferenza interna dove stavano facendo uno studio sulla raccolta dati, infatti è stato molto simile tutto l'argomento, e dove tutto concentrato le grandi aziende a raccogliere i dati per poi rivenderli alle altre aziende, perché sono molto importanti. E comunque anche il discorso degli occhiali, che io vado in un negozio e non mi riconosce e mi dice: guarda Andrea, ciao, c'è questo prodotto che a te piace, sappiamo che lo compri spesso, ti può interessare, scontato al 10%. A me spaventa un po' questo, perché non è più controllo, cioè non è più niente, è più una vita personale, però questo è il futuro. E ci ha fatto vedere, rispondendo alla tua cosa che penso, che adesso non mi ricordo in che zona del mondo, in Francia, il muro, no? Hanno fatto delle prove, hanno fatto un muro, fatto con un display, e hanno messo dei prodotti di un supermercato. La gente andava là, passeggiava, gli piacevano i prodotti, cliccava con le mani e faceva la spesa e poi arrivava a casa.
con un microchip che veniva riconosciuta la persona, se era fermata nel pullman, hai l'occhiale, un oggetto che ti riconosce, stai aspettando il pullman, mi sono immaginato la pensilina che ce la faccia. Ciao Andrea, oggi abbiamo questo prodotto per farti piacere, se lo puoi interessare. E quindi penso che il futuro, se andiamo avanti su questa strada, sarà creare, occupare gli spazi che ci daranno. Quindi, come sono qui seduto, sto aspettando, e anche nel pullman, un video mi riconosce, mi parla, mi prende per nome, mi chiama, mi dice cosa ho bisogno, cosa non ho bisogno. Per me è un po' brutto questo, però è il futuro. Non penso sia una cosa così positiva, però tanto andiamo qui, su questa strada. Non è che è una cosa positiva, la vedo un po' troppo. Cioè, sei tutto troppo di me. Già è così, però per dire anche un mio, questo è un mio pensiero, eh. Abbiamo un altro collega che studia, ha fatto studio psicologia, però perché ha fatto ipnosi e ci ha fatto degli esperimenti, come per dire che già sono studi che vengono fatti da anni, dalle banche, dallo studio di pubblicità che voi sapete molto meglio di me, di come studio il colore, delle immagini da dare e che ti porta a dire a una persona compra questo anziché quello. Modificare l'abitudine, e si può fare. Per dire anche una monetina, abbiamo tre monetine, mi ha detto scegli questa, 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 e ne ho scelta una. Mi ha detto sei sicuro di averla scelta tu? E io ho detto sì, e invece no, perché lui aveva già saputo quella che stavo per scegliere. Non è sempre così, però sappiamo che anche nelle banche, anche nelle pubblicità, sono mirate perché sanno che le persone pensano in un certo tipo di modo, c'è uno studio, che voi sapete, su come uno può ragionare, sulle emozioni che provano certi colori, un certo tipo di suono, e quindi porta a scegliere un prodotto anziché un altro. E allora dico, cioè anche lì, io ho un braccialetto che mi sente il polso, il battito, ho un occhiale, vado in un negozio, vedo una maglietta molto bella, qualcuno riesce a capire le mie emozioni e riesce a vendermi qualcosa prima che io possa vederla anche. E io me la sono immaginata così, no? Proprio futuristicamente, e arriva, cioè sanno già cosa, già le tessere che abbiamo nel supermercato sono fatte, chi è furbo, perché molti non le usano, le fanno soltanto per i punti, ma chi è furbo le usa per sapere già tu cosa ti faccio trovare negli scaffali, perché so che compri 10 paste di Barilla alla settimana, allora magari ti faccio uno sconto sul sugo, che so che tu prendi la pasta, sono cose mirate, no? Chi è furbo lo fa, altri lo fanno solo per i punti. Però dico, se uno riesce pure a sapere le mie emozioni, cosa posso pensare, cosa no, sì, da una parte è bello per l'azienda perché possono fare soldi e puntare molto il mercato, ma dall'altra parte io utente, cioè non ho più niente comunque, non ho più, sono sicuro di avere questa libertà di fare quello che voglio, di scegliere le cose. Io penso di sì, che ci sia questa libertà, perché anche oggi il cellulare possiamo spegnerlo, non siamo obbligati a tenerlo acceso. Quindi anche quei bellissimi occhiali di Google li uso più tardi quando esco, ma non li uso qua dentro. Quindi abbiamo sempre una scelta, secondo me. Ma dobbiamo farla, dobbiamo esercitarla. Sì, È un interruttorino. è verissimo. Ah, lì non c'è, quindi non puoi esercitarla. Vedi, ma non è vero. Devo spegnerlo per fare. Purtroppo. È un po' come il libero arbitrio, ma allora quello che però salta fuori, a me piace questa cosa di dire, cioè sono libero fino in fondo, però c'è chi può avere, prenderla come un segno di libertà, avere molta scelta. Quindi può dire, può voler dire, io grazie a Google Glass posso fare qualsiasi cosa, mi riconosce, vado, riconosco le tipe sulla metro. Questo è pauroso, direi, prima mi sarebbe servito. Problema quando loro riconoscono Lo te. so, purtroppo, ma lì mi faccio 3-4 alias, fatti davvero geek. Quindi ci potrebbe essere effettivamente questa dicotomia, questo contrasto fra io posso scegliere, per cui sono felicissimo di avere scelto, di avere più possibilità, e in cambio do la mia privacy.
do miei dati, esattamente come li dai adesso, e invece sentirsi completamente inglobati in una società che... Devo dire che forse erano i primi anni 90 e anche io mi facevo un po' queste considerazioni, cominci a essere vecchio. E, come dire, posso dire di aver, come dire, navigato con Mosaic, di aver usato Telnet, e forse questa ancestrale negazione verso Microsoft è dovuta all'MS-DOS e a Windows 3.1, per cui c'è una risposta a tutto. Io sono sempre stato uno di quelli che vedeva le possibilità rispetto alle, come dire, al controllo, alle limitazioni, perché poi ho sempre visto che spesso l'impatto, poi si dovrebbe incominciare a parlare anche di impatto sociale delle tecnologie, o se volete della progettazione delle tecnologie, però quello che poi si vede, e Facebook forse è l'esempio più vicino a noi, perché fino al 2005-2006 non esisteva Facebook, quindi non stiamo parlando di chissà che cosa, quindi tutti hanno un prima e un dopo di Facebook, volendo, chi un po' sta sulle tecnologie digitali da un po' la vede la differenza, è che certe cose legate, se volete, alla privacy, al raccontare certi aneddoti o certi aspetti, erano completamente, come dire, completamente diverse rispetto a come vengono percepite adesso. Cioè, parlare di quanto sarà, come dire, problematico l'utilizzo di Google Glass o la netiquette di Google Glass avrà senso forse per un brevissimo tempo, perché poi quando il Google Glass di turno l'avranno tutti, quella cosa sarà completamente superata, perché ne verranno altre, ovviamente. E quindi il tema della privacy, della sicurezza, dei miei dati, perché adesso sono disposto a dare i miei dati? Perché in cambio è un modello di business abbastanza tranquillo, le persone, cioè io con i miei dati pago l'utilizzo di tante bellissime app che mi piacciono tantissimo e che sono completamente diverse da quelle di quello che mi sta accanto, perché quello che mi sta accanto ha dato i suoi dati ad altre app, le mie non le considera minimamente come interessanti, però io di fatto pago con i miei dati, sto pagando con i miei dati la possibilità di utilizzare tutta una serie di app. L'app Economy di fatto ragiona su questi temi. Il fatto di poter stare in contatto, scrivere, fare il bullo, perché poi cioè, si replicano anche tutta una serie di dinamiche, ricostruire la piazza ma in maniera molto più globale su Facebook, la piazza del paese, dove si va a parlare, a discutere, a fischiare le ragazze o a fare... cioè queste dinamiche qua sono esattamente quelle che si ritrovano spesso anche in queste piccole sacche. Quindi a un certo punto io a metà degli anni 90 e tutti facevano grandi elucubrazioni, i miei compagni di università grandi elucubrazioni, che cosa avrebbe portato il web sul... peccato che poi dopo è arrivato Facebook addirittura ha stravolto ancora. Io non mi fascerei troppo la testa da questo punto di vista. Cioè, ci dovrà essere un po' sempre attenzione, perché l'abuso non è dato dalla tecnologia e basta, no? Cioè, se qualcuno usa qualcosa che non è suo in maniera non corretta, lo ha sempre fatto indipendentemente dalla tecnologia. Chiaro che la tecnologia adesso mi permette di annullare, come si dice, le distanze e quindi e anche il tempo, se volete, o lo scorrere del tempo, perché mi dà una contemporaneità molto più marcata, impossibile fino a qualche decennio fa, che in qualche modo ha accelerato tantissimo questi aspetti. E per rispondere un po' alla tua domanda, che cosa progetteremo noi, molto probabilmente progetteremo i modi per disconnettersi da questo continuo essere connessi. Una parte di lavoro forse l'avremo ancora per un po', anche quando l'ago passerà dall'altra parte.
un'altra cosa a proposito di avere ancora un po' di lavoro, perché tu sai che il conto economico è fondamentale per noi, è quello di pensare agli utilizzi, perché ok, adesso è una tecnologia neutra appena stata presentata, abbiamo visto l'utilizzo nel campo educational, probabilmente, ed era la domanda che avevo fatto a Chris, era qual è il ruolo di chi progetta per questi strumenti che sono neutri, cioè quello di proporre esperienze che siano completamente nuove. L'education era molto facile, l'healthcare, sempre parlando di Google Glass, un medico può fare una diagnosi comparata, insieme, differenziale, una diagnosi differenziale insieme a altri medici che sono dall'altra parte del mondo sullo stesso paziente, perché è possibile inquadrarlo, ricevere informazioni, visualizzazioni in tempo reale sul mirror, eccetera. Allora, quali sono secondo voi altri modelli di applicazione? Ad esempio della tecnologia... Tutta la domotica, ad esempio, che ormai è già avanti. La domotica. Ho ristrutturato casa l'anno scorso, mi hanno fatto vedere grandi cose su scenari di illuminazione, ma neanche touch, proprio solo con passaggi di mano e cose. Ecco, quello ad esempio è un tipo di applicazione di cui si parlava prima, cioè dedicata a qualche cosa di molto, molto targettizzato, no? Quindi un'azione, cioè uno strumento che fa un'azione o 4-5 azioni che servono a migliorare in qualche modo la qualità della vita. Diciamo che io credo che molte di queste applicazioni siano legate ovviamente alla tipologia anche di utente. Per esempio, io la domotica non l'ho messa per questioni economiche e per questioni anche, tutto sommato, mi piace andare a schiacciare il pulsante per accendere la luce. E, ovviamente tutto il discorso di applicazioni mirate è comunque legata a una fetta di mercato secondo me un pochettino più piccola, per cui si restringe un po' il fenomeno di massa e aumenta invece l'applicazione minimale, diciamo. Ok, io non so, che lavoro fate voi e forse posso anche non chiedervelo. Però mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi, vedendo i filmati, ha pensato a un modo per utilizzarli all'interno della propria professione. Se avete un'azienda, se siete professionisti, c'è un qualche tipo di utilità che potrebbe darvi? Il glass? Mm-hmm. Il massimo per le conferenze. Aspetta. No, vabbè. Dico la tua voce, il massimo è per le conferenze, proprio usarlo... Fai delle call con i clienti, magari hai dei progetti, fai vedere, cioè quello è il massimo, secondo me sono utilissimi, mi sono piaciuti, in ufficio, in aziende, nel mio lavoro io non sono proprio sviluppatore, ma mi occupo dello sviluppo di front-end e di web design per i siti, non sono un professionista. Mi piace, sto imparando un sacco di cose, mi piace questa strada e lì, vabbè, lì mi sono chiesto io cosa potrei fare per quegli occhiali. Io non ne vedo proprio come lavoro mio, sviluppare siti o interfacce per quegli occhiali sarà molto difficile se non ne conosco come si usano. Però non lo so, io quegli occhiali li vedrei bene in aziende, nella vita sociale, a parte vedere il mio adesso come adesso, li vedo soltanto come vedere, magari sono sul pullman, vedo la mia agenda, vedo cosa posso fare, cosa non posso fare, però non lo vedo ancora come una cosa, vedere, non lo so, adesso vedere siti o pubblicità o altro. Adesso vista così, ho detto... Sì, ti sarà difficile. Sì, per dire altre applicazioni.
Mi è piaciuta la domanda che hai fatto, che tipo di applicazioni si possono programmare, quella è una domanda che mi sono fatta anch'io, che non l'ho chiesta, cosa si può progettare con un macchiere del genere, a parte fare delle call interessanti per tutti quanti. Rispondo anche senza... Sì, sì. Io credo che una cosa che possiamo condividere, come consiglio, che un po' è quello di chiederci sempre il contesto nel quale, essendo ancora netto, i contesti sono più disparati, possono anche non venirci in mente, però la grande sfida sarà quella di mettere delle informazioni dove non ci sono mai state, in momenti in cui non ci sono mai stati, per creare delle esperienze diverse. Mi piace tornare sulla questione della tipa, però quello è un esempio logico, ma affascinante, perché hai un insieme di interazioni, no? C'è l'interazione visiva, c'è il contatto privato, cioè il fatto di recuperare delle informazioni che sono sensibili, ma ti vengono date in un momento in cui sei emotivamente coinvolto perché ti piace la ragazza. E quindi è un aspetto sociale, ma è fondamentalmente quello che facciamo di solito. Cioè, quindi è valutare tutte queste cose. Ora, le sfumature dell'utilizzo è fondamentalmente infinito, questa è la questione. E le prime cose che potremmo fare, da parte di Cinci, quando un cliente arriverà e ci pagherà per progettargli una cosa di questo tipo, sarà quella di valutare, cioè, mi viene in mente il capo cantiere che gira col Google Glass per andare a vedere e passa davanti a un muro che non è fatto secondo lui a misura, richiama la normativa sugli impianti, la prima cavolata, cioè, quindi quella è un momento di produzione, ma è un contesto che non abbiamo mai preso in considerazione. Tu hai fatto altro per cantieri? No, una volta sulla sicurezza, ma no. Cavolo, ti sembra un po' più avanti. Ma non vale. Sì, però eravamo in mezzo corso di formazione, però per i cantieri. Ah, no, ma quando dici formazione, allora dopo tutto non vale. Grazie. Grazie. Dunque, io mi occupo di motion graphics design, quindi arrivo da Milano, purtroppo è meno divertente di quello che sei. E come il design, secondo me la grande ondata dell'infografica, della data visualization che necessariamente dovremmo affrontare, secondo me farà sì che magari sarà molto divertente per il fruitore, ma una rottura di coglioni per chi fa il design, perché comunque dovrai trovare un modo facilmente fruibile e divertente di visualizzare moli di dati enormi, costantemente contestualizzati, quindi appunto da il cantiere all'advertising, al gaming, che penso siano i settori che trascineranno sicuramente questo tipo di tecnologie. E un'altra questione è quella del secondo me dell'hype, diciamo così, del momento, che ci porta a vivere troppo Facebook, ad esempio. Dico Facebook come può essere stato il web dei primi tempi, cioè anche quando non ci serve. E secondo me questa cosa tenderà a scomparire, nel senso che adesso siamo ancora sopra la curva, tra un po' non ce ne fregherà più di vedere tombini su tombini fotografati e commentati. Spero, perché sennò. Quanto ha pagato Instagram? No, era 500, 400. No, ma sicuramente, però questo pone un altro problema che i designer secondo me dovranno affrontare, che è il fatto che il mestiere del fotografo non esiste più, è scomparso praticamente. Nel senso che tutti sono fotografi. Io arrivo dal mondo del video, dei videomaker, il montatore video non esiste più, l'operatore video sono lavori che stanno scomparendo, e adesso non voglio portare sfortuna, ma se andiamo avanti così anche tutti diventeranno designer. Già così, chi non sa cosa fare dice faccio il design, no? Io per primo. No, ma anche quelli che non sono proprio designer. Quello tirati da gioco. Beh, da un lato speriamo che ci sia una selezione naturale per cui prima o poi... Sono 15 anni, 12 anni. E invece, invece. Forse perché noi non facciamo parte. Facciamo parte dell'umanità. Avevo due considerazioni.
Guarda, per quanto riguarda la foto, mi hai fatto venire in mente che proprio durante questi giorni c'è stato un altro talk che poi mi hanno riferito. E praticamente un'analisi sulle foto di Flickr, a quanto pare il top, siccome quando fanno upload le foto loro registrano anche da che macchina è stata fatta, a quanto pare al primo posto abbiamo comunque gli iPhone 4, 3, poi appena dopo al terzo, quarto posto vengono invece delle macchine tipo la 5D, mi sembra, comunque due o tre macchine che superano i 2.000-3.000 euro, no? Quindi ti chiedi anche, cioè, l'entry level della macchina fotografica scompare. Tutti hanno il telefono e quant'altro. Quando mi dici che stiamo cavalcando l'onda di Facebook, nel senso che qualcuno di noi, dopo che si è entusiasmato all'inizio, pian piano lo lascia in coda, che però lo considera anche uno strumento per tenersi un po' connesso con, ma anche cose stupide come il gossip, piuttosto che come si posso dire, ogni tanto io accedo, lascio che scorra l'aggiornamento del feed, ogni tanto ci butto un occhio, ma c'è una tab del mio browser quasi tutto il giorno in ufficio che è aperta, dico la metà del tempo, perché o me la dimentico di riaprire quando poi per sbaglio mi serve e mi scoccia vedere la notifica sul cellulare, vado lì, oppure è lì già giorni e giorni e giorni e chiudendo il tab prima mi salta fuori, no? Però mi casca l'occhio, guardo cazzate come il milanese imbruttito o Tuo Madre Leggenda. Ogni tanto è il momento di sfogo, ma rimane. E cosa succede? Quelle notifiche, no? Bene o male, ti arrivano sul cellulare, sai che ti arrivano, sono lì, non le vedi. Quando poi incominciano invece ad impostare la notifica direttamente davanti all'occhio, diventa un po' difficile non vederla. Quindi partecipi anche di più, perché poi se è qualcosa che va a toccare un tuo sentimento, che in quel momento è più scoperto, il tuo nervo più scoperto, è ovvio che poi continua la tua interazione. Quindi più è vicino a noi, più è anche difficile un po' evitarla, riprendendo anche la questione dei dati personali e quant'altro. Partiamo da un minimo di fiducia del fatto che quando diamo dei dati magari non li usano proprio per scopi non opportuni, però alla fine sei tu che li stai dando, sei tu che hai scelto 3, 4, 5 anni fa di entrare su Facebook e continui ad averlo. Se la cosa ti preoccupa veramente tanto, è un po' come fumare, sai che ti fa male ma continui a farlo, stessa cosa. No, poi sinceramente io preferisco una pubblicità mirata alla pubblicità mainstream, di cui il 90%... Tutta la vita, assolutamente. Almeno mi dicono, o stanno imparando a capire che cosa mi interessa. Assolutamente. Sì. Dicevo semplicemente che tutto è contestuale, real time, per te è mirato, e pian piano cosa succede? Loro ti accompagnano e crescono con te, ti conoscono. Sempre in una di quelle bellissime puntate di Black Mirror c'è un'altra puntata in cui il tema, dovete vederlo, io non ci credevo, me ne sono viste tutte in una notte, c'è un aspetto, come si dice, che forse ancora non è ancora caldo, ma nel momento in cui uno viene a mancare, poi la timeline di Facebook e tutti i dati correlati, tweet o quant'altro, vanno a ricostruire un pezzo di persona. La domanda è, se tu li riaggreghi tutti, riesci a dargli una voce, riesci a dargli un pensiero, e se a questo poi ci metti un oggetto fisico o semplicemente una sua proiezione? Insomma, andiamo dal punto di vista tecnico, possiamo andare, sì, intelligenza artificiale va bene, per una volta che tutti i dati, ma l'acquisizione c'è tutto un sistema esperto che li metti insieme, quindi c'è la parte, secondo me, molto coinvolgente, però come ogni cosa. Cioè, prima ho fatto vedere una slide che è quella con gli zombie, sotto c'era Iron Man, dicendo che alla fine noi siamo le nostre idee, in un certo senso, noi inteso come collettività, che poi queste portano dei risvolti più o meno inaspettati, più o meno voluti, mi lascio sempre imparziale, lo vedremo solo poi. Ora possiamo sicuramente ipotizzare, ma dubito che uno ora possa dire, alla fine noi ci lamentiamo, prendiamo in evidenza le cose della privacy e quant'altro, però alla fine ci fidiamo. E il comportamento nostro, cioè, oltre al ma qua sanno tutti di me, arrivo la pensilina e mi buttano tutta una serie di, come si dice, messaggi pubblicitari legati al consumo, questo significa che però in mille altre occasioni possono essere utili, probabilmente per cose più, tra virgolette, importanti della pubblicità. Basta. Ok, allora ci stiamo avvicinando alla fine.
A questo punto vi volevo fare l'ultima domanda per quello che mi riguarda. Diciamo che non avete problemi di soldi, per cui il prezzo non è un problema. Quanti di voi comprerebbero i Google Glass oggi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, su. Non so metà. Faccio comprare lui. E dai, che questi. Se non ho i soldi, trovi qualcuno che lo fa. Vabbè. Quindi un, cos'è, il 50% più o meno, 40%? Anche di più. Anche di più, secondo me. Ok, domande, considerazioni prima della buonanotte? Posso dire, volevo rispondere un attimo a lui, ai ragazzi. Diciamo che ho visto abbastanza, diciamo, il tono preoccupante, nel senso che stavo comunque in un momento transmediale, se vogliamo, è cambiato il tipo comunque di utente, è cambiata la fruizione del messaggio, non è più la vecchia pubblicità con messaggi subliminali, ma è cambiato il tipo di pubblico, cioè nel senso che comunque il pubblico, l'utente, è comunque coinvolto, interattivo. Esiste il discorso, il concetto di UGC, quindi contenuti generati dagli utenti. Certamente il discorso di cui parlavi tu, che per quanto concerne il messaggio subliminale, quello dei colori, delle immagini, certamente oggi cambia comunque il linguaggio, il tipo di interazione, di coinvolgimento nei confronti dell'utente. Ti spiego perché. Capire la persona, la tipologia di oggetto, prodotto da realizzare, viene comunque fatto sulla base di un target comportamentale. Generalmente sulla base di un'analisi si tende anche a creare un modello un po' ideale del personaggio, quindi assolutamente noi siamo comunque socialmente coinvolti nell'utilizzo quotidiano delle tecnologie, ma siamo consapevoli. Diciamo che l'interazione è relativa. Da una parte c'è comunque del marketing che fa delle analisi e tende comunque a spingere un prodotto, dall'altra parte c'è comunque il consumatore, il fruitore di questi contenuti, che certamente un po' sposa, ecco, la cosa, nel senso che prima si parlava appunto di interazione convenzionale, si è passato alle gesture. Le gesture che cosa sono? Cioè, nel senso che generalmente quel tipo, diciamo, di interfaccia oppure di interazione sono natural user interface. C'è comunque un'evoluzione sia dal punto di vista comunque comportamentale, ma anche, diciamo, dal punto di vista ergonomico. Chiudo il discorso, non so se sono stato chiaro, quindi per quanto riguarda la paura, non mi ricordo chi diceva, dell'utilizzo al troppo utilizzo. Sì, no, però noi siamo quotidianamente comunque utilizzatori. Volevo dire altre due cose, poi chiudo. Non mi ricordo, oggi si parla comunque di cross device e cross platform. Io penso, a mio avviso, che comunque ci sarà un'antitesi, il contrario di tutto, nel senso che si tornerà ad avere un unico device che comunque dialoghi e sia comunque aggregatore di più informazioni. Comunque l'antitesi, magari negli anni 90 c'era il videoregistratore VHS che però non dialogava con quella data marca di videocassetta, non so se qualcuno si ricorda, perché la marca di videocassetta era italiana mentre quell'altra era inglese, non so se qualcuno si ricorda. Oggi abbiamo comunque che a livello di domotica soprattutto, che con tutti, diciamo, i device dialogano fra di loro. L'ansia a me viene nel momento in cui devo avere più device. Certamente il computer io comunque lo utilizzo ben poco, però certamente avere il Google Glass, avere il tablet, uno smartphone, no, preferisco avere uno possibilmente meno invasivo, quindi il discorso di wearable, il computer da indossare, che mi dia comunque una fruizione immediata, un'interfaccia che dal punto di vista informativo mi dia comunque dei dati in tempo reale. Ultima cosa sullo spazio, d'accordo con Cesare, è proprio questo: noi asserviremo lo spazio, ci sono dei buchi comportamentali di interazione, quindi discorso della realtà aumentata, fruizione ed asservimento dello spazio comunque reale ed artificiale, ma non come nella realtà virtuale dove comunque si gestiva, ma nell'interazione, quindi nell'aumentare quella che è l'esperienza con il contesto e l'utilizzo. Altro tipo di pubblicità sul web, qualcuno diceva, tu parlavi di pubblicità sul web, vabbè, basta, grazie. Ok.
Vai, sì. E sono un'obiezione tecnologica per quel che riguarda i dispositivi, quelli proiettivi, diciamo, che consentono di proiettare le immagini in sostanza, o quelli testi, quello che è su una superficie esterna, che quindi ci liberano dallo schermo e ci liberano dagli occhialini, da tutto quello che... Mi sembra però che al momento sia una soluzione ancora molto, come dire, un po' aleatoria, nel senso che comunque la qualità non può essere eccessiva, particolarmente elevata, o mi sembra un po', cioè ci liberano da molte cose, però comunque non hanno una grande, diciamo, al momento, ecco, mi pare che sia così. Concordo. Per sì, era per questo, per Paul. Era, cioè, ti rintrovo con l'argomento, stavo parlando di Microsoft nello scenario dei player grossi. E siccome al sensore di profondità, comunque l'architettura di gestione della profondità migliore, dentro il reparto R&D c'è un video che gira anche su internet su come un possibile utilizzo di quello che è il Kinect, quell'esperienza, al posto di essere rivolta verso di noi, ma che parta da noi. Di conseguenza, adesso abbiamo già spento, c'è quest'uomo che ha un fascione, un proiettore di queste dimensioni, che è bello grosso e scomodo. Il punto è questo, però ci stanno provando. E sono loro stessi, non è lo smanettone dentro uno scantinato, quindi è solo una questione di dimensione. Quindi sì, siamo lontani, un prototipo ci mancherebbe, ma anche Google Glass 2 anni fa era un prototipo, e se il primo picco display era grosso così, cioè di conseguenza è un... Più che altro pensiamola anche su questo tipo di... la profondità, se riuscissimo a gestirla in maniera molto più piccola, pensiamo ad un cieco come potrebbe andare in giro. Avrebbe veramente la capacità a livello di vibra, cioè con un feedback magari che vibra, riesce a capire dov'è l'ostacolo che sta arrivando per prima. Quindi semplicemente una proiezione di come questa tecnologia, al posto di rivolgerla verso di noi, possa essere rivolta verso di là. Comunque sì, siamo ancora un po' indietro, ma buone speranze. Ma su quello funzionava bene, nel senso che nella demo si vede abbastanza bene, ma perché ha anche una qualità, una specie di corvaccio sulla spalla, però poi gestiva, cioè c'era l'interfacciamento, gestiva esattamente il telefono perché era attaccato ad un telefono per gestire tutto il resto e proiettava su quello che capitava. Ah, una cosa sulla domotica, l'ultima cosa. L'unica cosa che non ho mai capito della domotica è quando è un po' come uno sposalizio dal quale non c'è divorzio, nel senso che se inizi con un prodotto, con un brand, non ti stacchi più. Perché per avere altri oggetti ti devi da integrare con quelli, devono essere dello stesso prodotto. Sì, questo non lo so, spesso e volentieri non... Beh, in realtà noi, questo lo dico per la nostra esperienza personale, è bypassabile. Sì, ok, che è bypassabile, però sì. È molto più vincolante, nel senso il progetto che ha sponsorizzato l'Elilan, quello di Telecom, alla fine si è arenato. Cioè, non c'è uno standard vero di comunicazione di qualsiasi pezzo. Lo puoi raggirare, ma non c'è uno standard. Portarlo a servizi è un po' più complesso. Ci sono delle soluzioni. Sì, lo so. Quello che volevo dire è che il problema del cross platform c'è, è raggirabile, ma esiste già da sempre. Assolutamente. Quasi 90, ancora c'è questo. Ok. Se non ci sono altre domande, direi Silvio. A posto? Direi che da Apple è un classico sistema chiuso, quando la sposate non vi staccate più. Ok, questo, dopo questo spottone che ti vale un calcio, la telecamera spenta. Il problema di questo. Ok, volevo ringraziarvi per aver partecipato, per aver reso la giornata meno noiosa di quella che poteva sembrare. Spero che qualcosa vi sia passato di quello che è il nostro lavoro, di quello che pensiamo sia il futuro, e vi auguro un buon rientro. Grazie. Grazie a voi.